Buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo i mercoledì dell'oncologia dopo la pausa pasquale, che mi auguro abbiate, malgrado le problematiche di chiusura, vissuto il meglio possibile. E l'argomento di oggi è un argomento molto rilevante perché rappresenta sostanzialmente il futuro dell'oncologia. Sempre più avremo a che fare con queste problematiche. Io, come al solito, faccio l'abusivo perché non faccio parte, come avete visto, del programma. Mi limito a portare il saluto da parte di IOM a tutti coloro che partecipano e lascio la parola a Domenico Corsi, che introdurrà il pomeriggio. Io non potrò stare con voi tutto il tempo, cercherò di rientrare per la discussione finale. Grazie a tutti e buon lavoro. Domenico, a te la parola. Grazie Giordano. Veniamo a questo nuovo incontro dei mercoledì dell'IOM. Io sono il coordinatore di IOM Lazio e come il direttivo di IOM Lazio avevamo programmato come eventi di formazione del 2021 una serie di incontri su degli argomenti da affrontare in un contesto abbastanza amichevole ed informale. Nel momento in cui c'è stata l'iniziativa dei mercoledì dell'IOM, abbiamo chiesto al direttivo nazionale se ci fosse la possibilità di essere coinvolti con alcuni degli argomenti che pensavamo di proporre in sede regionale. Siamo stati molto contenti di aver avuto un parere favorevole al riguardo. Uno di questi argomenti è quello che affronteremo oggi. Nella fattispecie parleremo dell'impatto della genomica nella pratica clinica dell'oncologo medico. Abbiamo invitato degli esperti di assoluto rilievo che parlano il linguaggio oncologico forse molto meglio rispetto a quanto noi oncologi possiamo parlare il loro linguaggio specialistico. In questo pomeriggio avremo come facilitatori della discussione dei rappresentanti del direttivo di IOM Lazio che vi vado ad introdurre, la dottoressa Tiziana Falbo dell'INI di Grottaferrata, oncologa, e il professor Bruno Vincenzi del campus biomedico oncologo, e ci raggiungerà più tardi il professor Emilio Bria del Policlinico Gemelli oncologo. Lascio la parola a Bruno per l'introduzione dei relatori e per un saluto iniziale e ci aggiorniamo più tardi in sede di discussione. Grazie Domenico e grazie anche per l'opportunità di facilitare questa discussione che in realtà sarà alquanto dinamica come spesso avviene quando è coinvolto il primo dei nostri relatori, che è il professor De Tos, che diciamo, colgo l'occasione per ringraziare per la sua disponibilità anche nel coordinamento del programma. È inutile spendere parole per presentarlo perché sicuramente molti, se non tutti, coloro che parteciperanno a questa riunione pomeridiana lo conoscono. È un patologo esperto anche di genomica, che ha contribuito veramente tantissimo alla conoscenza di molte patologie, soprattutto alcune che prima, diciamo, dei suoi contributi erano ignote, diciamo, sconosciute ai più, soprattutto alla maggior parte degli oncologi. Io devo, diciamo, riconoscere soprattutto a lui e a un altro paio di persone la passione che poi negli anni ho maturato nella gestione di questo tipo di malattia. Quindi per me è sempre un piacere poterlo introdurre perché è anche un modo per poterlo ringraziare personalmente del contributo che ha avuto anche nella mia personale formazione. Detto questo, io gli darei la parola e ascolteremo con attenzione la sua presentazione perché poi sarà sicuramente oggetto anche di tanti spunti per la discussione. Allora, innanzitutto, beh, insomma, ringrazio Giordano per IOM, ma ringrazio soprattutto Bruno per l'invito, anche per le parole che ha speso per me. Ma insomma, devo fare una premessa, Bruno. Cioè, è possibile che io oggi dica alcune cose leggermente critiche sull'uso che stiamo facendo della genomica, ma vorrei che questo non mettesse in discussione
quello che, come tu anche sottolineavi, è un rapporto consolidato col mondo dell'oncologia medica, di cui ho un enorme rispetto, ovviamente. Io ho sempre pensato che il mio lavoro sostanzialmente consista nel cercare che voi possiate fare il vostro al meglio, insomma, nell'interesse dei pazienti. Per cui, soprattutto nella seconda parte, credo vorrei poi cercare di, così, di stimolarvi come, proprio come community degli oncologi medici, a una qualche forma di riflessione sui trend attuali. Poi il professor Fassano e la professoressa Calabrese poi entrano nel dettaglio di applicazioni concrete. E la seconda premessa è che, anche se poi mi trovo sempre ironicamente ad assumere delle posizioni un po' critiche sull'uso della corrente che si fa della genomica e di tutto poi quello che viene dopo la genomica, in realtà è una disciplina in cui credo molto, in cui ho sempre molto investito e che ritengo importantissima. Quindi il tema in discussione non è se serve o non serve, ovviamente serve, e cercheremo di fare alcuni esempi. Dopodiché ci sono dei limiti che dobbiamo sperimentare, che sono limiti strutturali, culturali, e che, di approccio, ma sempre nell'interesse poi della... Quindi io cercherò adesso di condividere lo schermo e di condividere soprattutto la presentazione, che ha solo lo scopo di buttarla alcune cose. Ecco, l'altra cosa, Bruno, io alle... per cui se dobbiamo fare delle domande, magari le facciamo alla fine. Io penso parlerò una ventina di minuti, siamo anche in abbastanza in orario, direi. Ma vediamo se io riesco. Eccola qua. Poi mi dite anche se la vedete, e così siamo più contenti. Benissimo. Allora, quello che vorrei dire... l'impatto della genomica in oncologia, certo che è un po' il titolo, no? come l'oncologia può trarre beneficio, come potremmo metterci a servizio dell'oncologia medica o del paziente oncologico in questo senso. Ecco, questo sicuramente è il tema. Perché c'è tutto un tema legato al mondo della medicina di precisione, dell'oncologia di precisione, che è uno dei tanti neologismi cui alla fine vorrei anche... con voi essere un po' leggermente ironico, perché in fondo è vero che questa idea della precision medicine, della precision oncology, della personalized oncology è un tema che tutti perseguiamo. Però è anche vero che poi la medicina assume dei twist, prende delle strade anche inaspettate. Ora, se ci pensate, una delle grandissime novità degli ultimi in oncologia è l'immuno-oncologia, ma è fuori discussione che in permanente assenza di biomarcatori sicuri, certi, pensate al PD-L1, in fondo l'immuno-oncologia, che, ripeto, è geniale come approccio alla terapia del cancro, alla fine dei conti è la meno precisa degli approcci oncologici, perché in fondo selezioniamo i pazienti in modo abbastanza approssimativo. Non che questo debba essere necessariamente un problema, però questo ci dice che quando affrontiamo tutto il mondo che ruota intorno alla genetica molecolare del cancro, dobbiamo anche capire che si tratta di problematiche complesse che non hanno soluzioni semplici. Ora, è ovvio che tutti gli omics siano rilevanti, lo sono per noi nella diagnosi, lo sono ovviamente nel tentativo, ovviamente poco ovviamente, cioè in realtà, lo sono in parte nel tentativo di stabilire qualche predizione dell'outcome, ma sicuramente invece come predizione del trattamento, e poi c'è tutto quel mondo della target, dei nuovi target, che indubitabilmente sono stati di fatto scoperti e poi anche validati, non sempre in modo adeguato, con tecniche molecolari. E c'è una cosa che al mondo oncologico, dal quale il mondo oncologico è affascinato straordinariamente, magari noi un po' meno perché ce l'abbiamo lì nel sottoscala, li usiamo, ed è il tema del cosiddetto Next Generation Sequencing, che è una metodica, ecco, vorrei dire è una metodica, non è una soluzione a un problema, è semplicemente una metodica che è veloce, robusta, che ha importanti livelli di sensibilità e che vorrei, perché poi credo che i colleghi non entreranno in questo tipo di dettaglio, effettivamente ha una varietà straordinaria di applicazioni.
sottolineando soprattutto per quei colleghi anche oncologi che non hanno frequentazione diretta del laboratorio di biologia molecolare, che un conto, quando si parla di NGS, che non vuol dire niente fondamentalmente, è parlare di sequenziamenti estesi dell'intero genoma o dell'esoma, che vedete già l'esoma è meno del 2% del genoma, giusto per intendervi delle dimensioni che degli esperimenti che debbano essere fatti. Ma quello che parliamo, di cui parliamo prevalentemente quando stiamo ragionando di genomica in oncologia è di target sequencing, cioè quello che noi intendiamo è che in fondo una selezione a priori di una lista di geni, cercando una serie di mutazioni, perché riteniamo che queste siano utili al fine come predittori poi dell'utilizzo delle terapie innovative. Ecco, è una differenza sostanziale sulla quale poi vorrei tornare alla fine. Dopo naturalmente non c'è solo il genoma, ma c'è il trascrittoma con tutte queste possibilità che vanno appunto dall'analisi appunto della professione di espressione, dalla profilazione dell'espressione genica per finire alla proliferazione profilazione dei mirna. Pensate alla possibilità molto più precisa oggi che abbiamo, per esempio, di comprendere, cosa che teniamo a far poco in verità, quali siano i geni target dei geni di fusione. E anche su questo bisogna dire c'è un problema legato al fatto che se non validiamo questo tipo di analisi dal punto di vista funzionale, poi è difficile capire se ciò che osserviamo, perché siamo talmente innamorati dell'NGS che vogliamo poi cercare geni di fusione in qualunque tipo di materiale che ci arriva a tiro, capire quanti questi siano dei driver o siano semplicemente dei passenger, cioè delle aberrazioni che hanno già definito nel fantastico lavoro di Frederick Mertens essere fondamentalmente delle alterazioni non funzionali dal punto di vista della carcinogenesi. E poi c'è tutto il mondo dell'epigenetica, perché quando si parla di genomica non dimentichiamo che se c'è un settore, questo lo dico anche consapevole di quello che accadrà di fatto nel mondo della neuropatologia, della neurooncologia, è fuori discussione oggi che i profili di metilazione oggi siano in grado di rimpiazzare gran parte degli schemi classificativi che sono stati ottenuti con la morfologia storicamente. Ma questo è solo, diciamo, una situazione. Il campo che mi interessa, e che interessa anche Bruno Vincenzi, per esempio, certo, è stato applicato anche ai sarcomi, dopodiché il 30% delle volte il profilo di metilazione dà un'indicazione che è totalmente fuori strada, quindi io eviterei accuratamente di sbagliare diagnosi 3 volte su 10 e conseguentemente anche di sbagliare il trattamento. Ecco, se volete, la cosa da comprendere è che tutto quello di cui ragioniamo, perfino nella discussione sui Tumor Molecular Board, è quello che sta qui, cioè della target sec, che è quello che serve alla fine al setting diagnostico e anche per testare ipotesi che abbiamo voluto sollevare. Tutto l'altro, tutto il resto, è un sistema di generazione delle ipotesi. Ecco, troppo spesso nelle discussioni, ricordo anche un dibattito che abbiamo avuto tra Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, sollecitato da Carmine Pinto e da Pierfranco Conte, a volte c'è la sensazione che si pensi che invece fare a uno qualche centinaio, 500, 6.000, 6 milioni di geni, sia quasi un lavoretto diagnostico di nessuna particolare complessità. Ecco, credo che poi Matteo Fassan qualcosa dirà anche su questo, perché lo dirà anche lui, che è sicuramente un competente, appassionato e professionale sostenitore degli approcci molecolari. Ora, che il molecolare serva, pensate che cos'è il cancro della mammella, se non voglio dire. Non dimentichiamoci che adesso noi siamo innamorati delle nuove tecnologie, ma la FISH-DR2 è una tecnica molecolare, è qualcosa che ci portiamo dietro ormai da più di 20 anni, con un certo successo terapeutico. E di oggi sono le questioni relative all'ingresso di un nuovo biomarcatore molecolare, che è pietricanesis, per le mammelle ormonopositive R2 negative. Ma vedete, anche qui bisogna comprendere un fatto.
Cioè, quando noi apriamo una discussione sull'uso della genetica, a volte la sensazione è che non si tenga conto della complessità. Ora, questo è un esempio classico, cioè è stato fatto uno studio clinico con una certa metodica che sostanzialmente è una real-time PCR, che ha visto alcuni hotspot. Dopodiché, la real-life oncology, o anche la real-life molecular oncology, altro bel neologismo, è che ci sono più mutazioni di quelle che sono state esaminate o contenute nello studio clinico. Quindi il livello di domanda sale e sale anche la necessità di riflettere seriamente su quale sia la metodica migliore da utilizzare. Ma la scelta della metodica dipende dagli obiettivi che ci vogliamo dare, che devono essere obiettivi alla fine di efficacia, ma anche di sostenibilità, sia nell'uso dei farmaci, ma anche nell'utilizzo dei test molecolari. Perché è chiaro che voi volete classificazioni semplici, volete tanta genetica, volete tool prognostici, volete giustamente che ci sia un forte collegamento tra le diagnosi istologiche e il trattamento, questo lo vogliamo tutti noi, e possibilmente che sia una correlazione molecolare. Questo a volte è possibile, a volte lo è meno, a volte è anche inutile. Allora vorrei cercare semplicemente di non provocarvi, nessuno vuole provocare, ma di innescare una riflessione su quanto tutte queste possibilità si possono generare. Ecco, tenendo conto che anche nel momento in cui questo paese, qualcuno per diverse ragioni, spinge molto su una diagnostica molecolare che comunque è incardinata in anatomia patologica, perché da lì non la scudiamo, certo, in una situazione ovviamente in cui le tecnologie, le competenze ci siano, cioè quindi una situazione in cui si sia presa questa decisione strategica che per esempio nella mia regione è stata presa. Cioè che necessitano le competenze di chi maneggia i tessuti, di chi conosce la morfologia del cancro, chi per esempio è in grado di dire che quello che vado ad analizzare molecolarmente è cancro e non è necrosi, non è nient'altro. Ebbene, al di là di questo, nonostante, ripeto, a un tentativo nemmeno troppo velato di dire ok, forse sta arrivando il momento in cui non avrai bisogno delle diagnosi, guardate che gli schemi diagnostici, che sono quelli che poi vi portano a prendere le vostre decisioni sul piano clinico, sono fondati sulla morfologia. Certo, nel senso che prima di pensare di fare ALK nel cancro del polmone, ne parlerà credo Fiorella, o di fare CAPA-RAS nel cancro del colon, bisogna prima stabilire che il paziente abbia un cancro e bisogna capire che tipo di cancro è, perché ahimè non tutti i cancri nascono uguali e tutti invece hanno caratteristiche che poi sono molto importanti nel fattorizzare le scelte terapeutiche. Per cui questa idea, è un lavoro ormai celebre perché credo di averlo distrutto qualche decina di volte, cioè che in fondo la diagnostica al microscopio non serve a niente, non debba dire niente all'oncologia, questa è una menzogna colossale che vi prego di respingere in tutti i modi. Perché magari anche Bruno un giorno vuole diventare l'esperto, l'alconcologist, ma in realtà a quel punto dovrà occuparsi di linfomi, di sarcomi, di cancro del polmone e anche di lesioni dermatologiche, il che non mi pare molto efficiente dal punto di vista della qualità della terapia possibile. Ecco. Quindi è chiaro che queste cose che abbiamo discusso in lungo e in largo sono delle grandi sciocchezze. Allora, medicina più complessa, anzi la medicina, se volete, quello che trovo comico in tutto questo, che mentre noi cerchiamo di specializzare l'oncologia, per cui uno che fa i tumori cerebrali farà i tumori cerebrali, ogni tanto saltano fuori queste idee che, se volete, nel mondo della precision oncology la tendono a farla diventare di nuovo un gran guazzabuglio, usiamo questo termine un po' desueto. A maggior ragione nel momento in cui, e questo chiaramente è riferimento alla mia area di interesse, noi crescono il numero di molecole che in qualche modo sono intimamente associate a un istotipo perché sono intimamente associate a un meccanismo molecolare. Ora, se io dico denosumab, posso dire tumore a cellule giganti, ma posso invece dire RANK, cioè che o RANK ligando. Se dico, che ne so, PECOMA, mTOR inhibitor, certo, ma perché abbiamo un'alterazione di quella pathway, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate a che cosa ha contribuito al mondo della diagnostica molecolare, dell'oncologia molecolare, lo sviluppo degli anti-CSF1 nelle tumori tenosinoviali diffusi,
che certo sono benigni, devo dire che siete bravissimi a trattare le lesioni benigne, ma sono lesioni che portano a volte l'amputazione, la distruzione della vita delle persone. Quindi è enormemente importante quello che si sta facendo, che state facendo. Allora, cito ridurre un DFSP dello scalpo di questo signore, come in questo ormai celeberrimo lavoro, partendo dalla conoscenza che PDGF beta è riarrangiato ed upregolato in questi tumori ed è di fatto poi targettato, anche questo abbiamo imparato da imatinib, è diciamo un esempio pratico di, se volete, di quella medicina traslazionale che fonde delle conoscenze, ripeto, al servizio dell'oncologo o del malato oncologico. Ecco, un altro elemento che può essere di una qualche utilità non solo per il patologo, sono le nuove entità. Se non entro nel merito di questa cosa complessa che mi impegna e mi appassiona da qualche decennio, ma voglio fare solo degli esempi. E nel mondo che frequentiamo io e Bruno Vincenzi ci sono queste nuove lesioni che un tempo erano accorpate in un sarcoma che si chiama sarcoma di Ewing. Oggi sappiamo, anzi, gli oncologi medici a un certo punto ci hanno detto: guardate che questi sarcomi di Ewing, ce n'è qualcuno che non è che risponde mica tanto bene ai farmaci che diamo per il sarcoma di Ewing. E la ragione è molto semplice: non erano sarcomi di Ewing, sono sarcomi che hanno altri arrangiamenti. Uno è CIC, uno è B-Core. Ripeto, non voglio entrare in questo dettaglio patologico, non ci interessa. Mi interessa sottolineare perché è importante. Queste sono tutte alterazioni che sono state identificate grazie all'uso del mass e parallel sequencing. Quindi, e sottolineo ancora quanto importante per noi è stato questo, ma quanto anche è stato importante disporre di patologi che sapevano selezionare questi casi, che li avevano accantonati per qualche anno, decennio, perché avevamo capito, non era proprio la stessa cosa degli UI. Ora, l'unica ragione per cui è importante è una ragione strettamente clinica. La ragione per cui nella nuova classificazione MS sono state aggiunte queste entità è che oggi sappiamo che i cicli arrangiati vanno molto peggio degli Ewing, mentre i B-Core vanno molto meglio degli Ewing. E quindi, diciamo, è un altro esempio di come una oncologia molecolare, una patologia molecolare al servizio dell'oncologo medico si traduce poi in scelte migliori. Dopodiché abbiamo anche clamorosi fallimenti, nel senso che una degli elementi, non sono tutti fallimenti, se penso ai tumori stromali gastrointestinali, abbiamo i GIST, abbiamo un contesto in cui abbiamo una molecolare che è di utilizzo diagnostico, sicuramente prognostico e anche un po' molto predittiva. Quindi è un win-win, ma stiamo parlando di un esempio. Dopodiché, naturalmente, avremo tutta la discussione su GI e polmone, in cui l'applicazione è, perlomeno nella predizione, è assolutamente straordinariamente efficace. Ma per esempio, se l'idea che c'era, ma insomma i geni di fusione diversi, queste alterazioni molecolari diverse, sono prognostiche, guardate, sono accadute cose anche non molto edificanti. Questo è un esempio classico. Questa è la famosa sarcoma sinoviale, una lesione sarcomatosa relativamente frequente, giovani, adulti, arti inferiori, in cui a un certo punto si è detto, guardate, le traslocazioni varianti hanno un significato prognostico. È stato anche confermato, ovviamente, dallo stesso gruppo, primo nome, poi uno diventa ultimo nome. Ora, so di dire una cosa che non è bellissima. Oggi, a distanza di molti anni, sappiamo che questi sono stati dati che sono stati manipolati. Però ci è voluto del tempo, poi, perché in un contesto diverso. Ora, manipolati. Se uno può dire, non hanno resistito alla prova degli studi prospettici perché erano studi retrospettivi. No, noi sappiamo... E lo so perché uno dei nostri padri fondatori, ora scomparso, che è Juan Rosai, ritirò il proprio nome da questo studio perché riteneva che le curve non fossero proprio quelle che erano risultate dalle diagnosi fatte. Ma in una situazione un po' più seria, che quella dei colleghi francesi, si è dimostrato chiaramente che i trascritti di fusione diverse non hanno un valore prognostico e quindi non potete utilizzarli di fatto, e infatti non li utilizzate, per stratificare i vostri pazienti sul trattamento. Ma questo è accaduto anche nel sarcoma di Ewing, cioè per anni c'è stata raccontata la narrazione che diversi trascritti di fusione davano risposte diverse, fino a quando finalmente si è fatto uno studio prospettico all'interno di IORTC, vedete, è lo Yarrow-Ewing Trial, anzi fuori da IORTC, in cui si è dimostrato che questo non è vero, con buona pace di tutti. Allora vedete,
Purtroppo questa è una delusione, c'è una delusione sapere di non avere strumenti che noi possiamo utilizzare. Altri tentativi sono stati fatti per aiutarvi in una scelta. Molti tumori vengono in fondo gradati e questo impatta sulle scelte terapeutiche. Anche i sarcomi sono G1, G2, D3, ma anche la mela per dire linfomi follicolari. Ebbene, c'è stato un tentativo da parte di un gruppo francese, anche di scienziati molto validi, di sviluppare un tool che serve fondamentalmente per migliorare la stima prognostica. Ecco, anche qui, a parte la tecnologia che di fatto non è applicabile su larga scala, prima era un RSGH, poi è diventata un nanostring che può essere, se volete, più gestibile. Sta di fatto però che, ecco, anche qui ho sempre guardato questi esperimenti con un po' di sospetto, perché per due motivi. Primo, sono schemi che funzionano con qualunque tipo di tumore. Ora sapete, il melanoma, un sarcoma, il cancro del polmone, sono cose un po', i linfomi, sono cose un po' diverse. Invece l'algoritmo funziona perfettamente in queste mani. Fino a quando all'interno della nostra, il gruppo collaborativo con l'Italian Sarcoma Group, abbiamo provato a testare, a validarlo prospetticamente in una grossa serie. E guarda caso i risultati sono stati tragicamente negativi. Allora, com'è che l'unica volta che tentiamo una validazione di un sistema che è stato fortemente Nature Medicine, propagandato come una soluzione a molti mali, poi alla fine, guarda caso, quando lo porti in altre mani, ma con la collaborazione di tutti questi signori, non funziona? Beh, insomma, è un interrogativo alla quale una qualche risposta deve essere data. Naturalmente poi c'è il tema di target, non abbiamo mica tempo di parlare dei GIST, ma quale altro bel esempio di serendipity scientifica come sono stati i GIST, quelli che studiano le mastocitosi, poi gli viene un'idea brillante e scoprono la cosa che ci ha accompagnato in questi 20 anni, cioè le mutazioni costitutive di KIT, poi di PDGFR-alfa, poi di BRAF, e poi le neurofibromatosi, e poi l'associnato di idrogenasi. Cioè questo mondo che intorno a un tema di nicchia ha rappresentato però un enorme successo terapeutico, qualcosa di assolutamente rivoluzionario, come quelli che hanno qualche anno in più come me si ricorderanno quando si parlava di rivoluzione, di paradigm shift e quant'altro. Naturalmente un paziente che ha generato poi un universo di trattamento e un cambio di prospettiva radicale nelle prospettive dei pazienti, ovviamente di quelli che di voi si occupano di GIST, che hanno questa straordinaria possibilità di curare efficacemente i loro pazienti. In questa caccia, vedete, con le tecniche molecolari e i nuovi target, noi in realtà eravamo interessati ai GIST che non avevano mutazioni, abbiamo incontrato anche NTRK, e sapete che NTRK è una delle ossessioni moderne, no, del mondo dell'oncologia medica, un po' questo santo graal, questo frutto di queste chimere, di questi geni di fusione che danno luogo a trascritti chimerici, con trascritti di fusione, e che sono ovviamente oncogenetici, ma che possiamo in modo efficace, vedete, contrastare. Questi sono la sintesi dei tre studi di fase 1-2 che dimostrano, vedete, non solo nei sarcomi ovviamente, con varie, ma vedete come in realtà i non sarcomi in questi studi sono straordinariamente sottorappresentati, mentre le lesioni iperrare sono, come appunto i sarcomi stessi, e in particolare i sarcomi in track traslocati, sono overrappresentati. Questo invece l'altro è l'entrectinib, questo è l'arotrectinib. Al punto che poi il mondo oncologico si trova con un problema, ma non solo per i sarcomi. Come andiamo a identificare lesioni predittive in un contesto di estrema rarità? Soluzione c'è, quella magari di utilizzare dei sistemi di screening, per esempio l'immunistochimica, poi da associare a sistemi molecolari di conferma più o meno costosi, che possono essere la real-time PCR, che possa essere il massive parallel sequencing, sviluppando insieme con voi dei protocolli, degli algoritmi ragionevoli di diagnostica per garantire, anche in un'alterazione molecolare molto rara, che nessun paziente si è lasciato indietro. Dopo, naturalmente, un conto è quando hai pochi casi, un conto è quando ti poni il problema
di dire ok, ma vabbè i sarcomi, ma nel cancro del polmone cosa succede? Beh, succede per esempio che i cancri intracri arrangiati non sono il 2% come predetto da Big Pharma o da Little Pharma, come volete chiamarla, ma sono lo 0,2%, quindi sono un problema diverso. Ma certo, lo 0,2% dei big killer sono comunque una popolazione importante di cui discutere e di cui ragionare. Ecco, una delle cose che mi ha molto divertito, in realtà mi ha fatto anche molto girare i cosiddetti, i corbezzoli, come si dice, è stata quest'altra invenzione. Devo dire che qualche poi collega anatomopatologo, non so perché, forse perché si trovava un po' a disagio nell'uso di questo strumento misterioso che è il microscopio, ha sposato appieno. C'è questa idea dell'approccio agnostico rispetto alla patologia dell'oncologia, cioè di dire non abbiamo più bisogno di fare le diagnosi, perché tanto cosa facciamo? Beh, insomma, cerchiamo in track, no? Oppure qualche altra diavoleria. Per cui questa cosa di agnosticismo, dell'ognosticismo, dell'ateismo, del teismo, mi fa un po' divertire, perché mi faceva molto divertire un mio amico, che, perché sapete, di solito all'interno del mondo cattolico esistono i credenti non praticanti, cioè chi giustamente, magari più o meno giustamente, contesta alcuni riti o alcune burocrazie. Lui invece era non credente ma praticante, perché riteneva che si dovesse in qualche modo trarre vantaggio da un rapporto con l'istituzione della Chiesa. Ecco, nel mondo oggi della diagnostica molecolare, a volte mi pare di capire di avere di fronte dei non credenti praticanti. C'è gente che sa benissimo che quello che stanno facendo è una boiata colossale, però conviene farla perché in qualche modo mantiene una posizione. Ecco, noi vorremmo invece essere gnostici e sostanzialmente, cioè, credere che le cose hanno un valore, ma in qualche modo anche cercare di capire perché le facciamo. Per cui, vi dicevano, tutta questa storia della precision medicine, personalized medicine, pathology agnostic, la molecular oncology. La molecular oncology è la stessa roba della molecular pathology, non è una roba nuova, non è perché abbiamo cominciato a discutere di molecular tumor board che improvvisamente ci siamo inventati una nuova disciplina. Perché, ripeto, noi possiamo pensare di sostituire, mentendo, le caratteristiche del processo diagnostico, come è accaduto nei sarcomi, cioè dire, basta fare le diagnosi, facciamo un po' di NGS e troviamo delle cose straordinarie. Io non entro nel dettaglio, per ragione di tempo, di questo abstract all'asco, che ho già deriso più volte, e avendo sempre l'accuratezza, perché è un mio amico, di non mettere i nomi di chi sono gli autori, che sono importanti oncologi medici degli Stati Uniti, ma e sono tutti, ripeto, care persone, eccetera. Il problema è che non puoi dire che accetti che il 25% delle tue diagnosi non siano diagnosi, e non puoi dire che hai un circa 7% nella tua serie di alterazioni molecolari che giustificano un trattamento, se non dici anche che il 90% di quel 7% era una mutazione di KIT e di GIS non diagnosticati. Se non stai raccontando, hai una narrazione a cui possono credere solo quelli che non sanno di cosa si sta parlando, che sono appunto gli atei agnostici. Del resto, gli americani ci hanno avvisato, guardate che c'è un problema dell'implementazione sistematica e non selettiva del gene profiling nel cancer. Perché gli studi che sono stati pubblicati, questo ormai ha 4 anni, ma la cosa non è cambiata. Stiamo parlando di Muin Cori, che non è l'ultimo esperto di epidemiologia genomica. Cioè, di fatto, i test genomici sembrano non impattare in questo momento sugli outcome clinici. E alla domanda, e questo è Howard West, che è un altro abbastanza famoso, se ci sia oggi un beneficio sufficiente per giustificare la sequenza globale di tutti i cancri dei pazienti, la risposta è no. Per quello che stiamo facendo è quello di trasformare nelle discussioni quelli che sono la target genomics in quella che diventa poi, cioè facciamo finta che gli studi che devono generare ipotesi diventino la routine diagnostica. Questo non è possibile nemmeno immaginarlo al momento. Attenzione, io non sono contrario a dire, questo è l'approccio ormai celeberrimo degli amici del Dana Farber, cioè dire, ok,
Ma insomma, abbiamo fallito nei trattamenti perché non ci diamo la possibilità di vedere cosa c'è scritto in quel genoma per trovare delle alterazioni. Ma figuratevi se sono al contrario, cioè ho buttato la mia vita a cercare di migliorare la diagnostica e conseguentemente la terapia del cancro. Ed è quello che facciamo, poi siamo tranquillamente in grado di farlo. Il punto però è che se il carcinoma neuroendocrino diagnosticato correttamente, di questo si cambia la diagnosi in Ewing, lo si tratta da Ewing perché abbiamo trovato una fusione con il gene di EWS, meglio prima leggersi il nostro lavoro su cancer, o meglio leggerlo dopo che magari avete uscito questa idea, per capire che questi geni di fusione ci stanno bene nei tumori neuroendocrini. Quindi meglio trattare quel paziente per un tumore neuroendocrino, sennò rischi di essere il primo paziente che è morto di NGS, ecco, e questo sarebbe abbastanza fastidioso. L'altro elemento, e questo è un vecchio lavoro ormai del 2012, che un po' è sottovalutato dal mondo oncologico, e teniamo conto che in fondo noi cerchiamo queste vie d'uscita nel paziente metastatico al fallimento di terapie, ma noi sappiamo che questi pazienti metastatici, nella maggior parte dei casi, non hanno 7 metastasi uguali, ma hanno 7 tumori o 15 tumori diversi. Allora capite anche che nel momento in cui celebriamo in modo un po', diciamo, prematuro i fasti, che ne so, dico un nome, di Foundation One, beh, sappiamo che in quel momento, onestamente, se fosse un paziente, mi interessa poco, visto che vedete che il 30%, anzi, solo il 70% delle alterazioni molecolari sono diverse da una metastasi all'altra, se muoio di quella cerebrale rispetto a quella del fegato che non risponde, capite? Allora, di questo noi dobbiamo essere consapevoli, cioè l'eterogeneità intratumorale tumorale è un fatto che non possiamo scotomizzare, come un fatto che la gran parte dei geni di fusione sono un artefatto di un uso indiscriminato nell'NGS, e questo è già scritto in letteratura. Questo splendido lavoro di ormai un anno fa su gene chromosome in cancer, di quelli che sono tra i più esperti al mondo nell'uso dell'NGS e sono quelli che hanno di fatto poi scoperto l'80% dei geni di fusione che gli ho mandato in terra. Dopodiché, bisogna capire se io sono uno prevenuto e basta, oppure se, avendo scongiurato Jeanine Blake, ovviamente un amico fraterno che tutti conoscete, di non imbarcarsi in questo studio con gli RTC, con la loro piattaforma molecolare, ebbene, sentite, per sapere che P53 è importante nei sarcomi, lo sapevamo già, credo di aver contribuito abbastanza a far capire questa cosa. Ma per sapere che questo è uno studio clinico, forse bastava ascoltarci. Come del resto l'altro studio clinico che è stato fatto, vedete che di fatto quello di confrontare gruppi di pazienti in cui abbiamo una profonda conoscenza del loro profilo genomico, con cui abbiamo la routine, la conoscenza di routine, ebbene, le conclusioni che non si è potuto dimostrare che questa strategia sia il beneficio ai pazienti e che i nostri dati suggeriscono che il profiling molecolare non dovrebbe essere utilizzato nelle pratiche di routine. Questo è un lavoro di 3 mesi fa, non di 30 anni fa, ed è lo stesso gruppo, vedete, del Friends and Common Group, che è stato quello più di altri in difesa delle tecniche molecolari. Badate bene, questo non significa che non dobbiamo fare, che non dobbiamo cercare, tra l'altro i sistemi di organo sono molto diversi, quello che non funziona in un mondo potrebbe funzionare in un altro, ma una parola di cautela va spesa, soprattutto se devono essere tecniche che poi siano veramente di aiuto all'oncologo medico nell'assunzione di alcune scelte. Perché il processo di identificazione di target e della traslazione in clinica è un processo molto complicato, che richiede modelli, che richiede la validazione dei modelli, che richiede studi farmacologici. Non possiamo saltare queste tappe se vogliamo essere poi credibili nei risultati che diamo. Quante volte abbiamo visto studi clinici, abbiamo visto anche io e Bruno recentemente, no? Essere straordinariamente efficace nella fase 2 con molte nostre perplessità, e poi provocare un tonfo clamoroso nella fase 3, con la delusione di noi ricercatori, dei pazienti e delle prospettive che ovviamente questo poteva creare. Allora, quando nei meeting così allegramente qualcuno di voi o di noi dice ma porco cane, ma perché non facciamo i 500 geni a tutti? Ma a me va bene fare i 500 geni, guardate questa lista l'ha fatta Romano Danesi,
anch'io l'ho fatta, ma insomma non è. Mi pare siano 24 i geni. Allora diciamo che ne facciamo 70, cioè un triplo di quelli che servono. Ma arrivare a 500, mi dovete dire perché dobbiamo farlo? Cioè perché c'è questa... Lo faremo nel momento in cui, e lo possiamo fare, noi abbiamo una gara in corso a Padova per la profilazione dei 500 geni. Perché cerchiamo di essere un passo avanti rispetto alle necessità, perché un domani, un prossimo futuro potrebbe essere utile. Però al momento siamo certi che queste profilazioni c'erano le risposte, anche in una logica poi di sostanziale scoraggiamento dell'uso off-label dei farmaci, bla bla bla. Guardate che questo è un elenco giusto, grasso, sapete come lo definirei io. Cioè, ecco, siamo proprio sicuri che se non facciamo 5.500 geni stiamo togliendo qualcosa da un paziente? Non lo so. Ecco, in ogni caso tenete conto che queste tecniche molecolari sono complesse. Quando parliamo di NGS, parliamo di qualcosa di estremamente complicato. Al crescere della complicazione della tecnica, crescono anche le necessità di validare i dati, di elaborare dal punto di vista bioinformatico le informazioni in modo corretto, di avere poi insieme con voi un'interpretazione clinica corretta, che possa essere spesa nel contesto oncologico. Ora, guardateci. Anche voi frequentate, beh, è un anno che siamo un po', un anno e mezzo che siamo un po', come si dice, ai box. Beh, insomma, io direi che, quindi con i meeting, i grossi meeting, però quante volte abbiamo sentito abstract paper, anche importanti, che ci promettevano chissà che cosa e che poi si concludevano sempre con la classica frase che naturalmente c'era la speranza che queste nuove informazioni trovassero poi applicazione nella pratica clinica. Guardate, 1999. Doctors will be offering gene expression profiles to patients in the next 3 years. Sono passati 22 anni. 22 anni. Vabbè, un po' nella mammella i vari pattern di profilazione che utilizziamo per il 2-3% delle pazienti con cancro mammario per decidere che è mio sì, che è mio no. Ed è una cosa assolutamente rilevante, guardate. Però guardate, sono passati 22 anni da un'affermazione così apodittica e se volete stiamo ancora qui a rimuginare che cosa potremmo fare di utile o di veramente importante per i pazienti. Quindi, guardate, è fuori discussione che queste metodiche siano importanti ed è fuori discussione che noi patologi, ma i genetisti molecolari, i biologi molecolari, tutti gli oncologi clinici, tutti coloro i quali hanno in mano il destino di questi pazienti debbano ragionare molto, lavorare insieme su queste cose. In un contesto in cui però vi prego di non sottovalutare il valore di una diagnosi. Cioè, oggi prima di avere un profilo genomico abbiamo una malattia e una malattia di solito non è definita nel settore dell'oncologia dal profilo genomico. Il profilo genomico è un elemento che ci può sicuramente aiutare nel processo di decisione clinica, ma è qualcosa di più complesso di quello che vorremmo far credere in alcune situazioni. Ecco, detto questo, io mi scuso se magari così sono stato un po' tranciante, ma lo scopo è anche così di innescare una discussione, innescare le riflessioni di ciascuno di noi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Paolo, io penso che invece sia proprio stato utile un approccio così tranciante anche perché ci consente di fare delle riflessioni e di portarci a casa anche una valutazione un po' critica di quelle che sono le evidenze che ci conducono qualche volta a pensare di offrire a pazienti approfondimenti diagnostici che peraltro sappiamo essere un costo in alcune regioni che deve essere sostenuto, che può essere sostenuto anche dalla sanità pubblica, ma molto più spesso affrontate purtroppo fatte affrontare dal paziente stesso. Quindi direi che è stato piuttosto utile e credo oggetto poi di riflessioni che noi ci porteremo dietro. Sulla scia anche di questo tuo approccio così critico anche in alcuni momenti, benché sappiamo bene che quanto tu creda anche
alla genomica in generale come uno strumento che in alcuni contesti possa arricchire una diagnosi, possa arricchirla anche dal punto di vista dello scenario dei trattamenti, e proprio nel mondo dei sarcomi ne abbiamo, abbiamo alcuni esempi. Però il quesito è: ci sono delle situazioni, o ci vuoi fare qualche esempio in cui ti senti di raccomandare una profilazione genomica estensiva che può arricchire magari una diagnosi, o realmente sto parlando quindi non la ricerca specifica di un target molecolare che poi possa essere appunto druggable, ma proprio di fare profilazione estensiva un po' sul modello dei francesi, per intenderci, con tutte le criticità che poi anche i recenti studi prodotti ci hanno messo a disposizione. Ma guarda, sì, io credo che questo sia proprio il tema di discussione dei cosiddetti tumor molecular board, cioè, e devo dirti la verità. Ora, per esempio, se avessi un carcinoma colangio cellulare che non risponde a nulla, già rispondono a poco, potrei dirti che sono le tipiche situazioni in cui io vorrei capire se c'è un target lì all'interno. Però vedi, non c'è un istotipo in particolare. Io credo che sia veramente una decisione interna e sia una decisione molto clinica. Ma proprio perché è una decisione clinica. Cioè, per esempio, abbiamo fallito le armi terapeutiche. Cioè, non è che noi sappiamo che a un certo punto abbiamo raggiunto una soglia di inefficacia e abbiamo un paziente però che è ancora fit, abbiamo un paziente sul quale noi possiamo pensare di voler capire se abbiamo a disposizione qualcosa che possa in qualche modo rappresentare una linea ulteriore di trattamento basata su un rilievo molecolare. Quindi io credo che sia una decisione molto interna ai gruppi oncologici multiprofessionali e tumor molecular board. Dopo qui le organizzazioni sono molto diverse. In Veneto abbiamo pensato di avere un TMB splittato in due tra Verona e Padova, che poi riferisce in base ai pazienti che li sono presentati dalle gruppi di disciplina, no? Cioè, per esempio la mia, pur facendone parte o dovendone far parte, devo dire, mi chiedo perché queste decisioni non vengono completamente delegate al gruppo multiprofessionale di riferimento, perché dobbiamo creare sempre infrastrutture ulteriori. Ma detto questo, la risposta alla tua domanda è che questa è in gran parte una vostra responsabilità. Noi possiamo dire, in base ai dati che abbiamo, ecco, tenete conto che dati di profilazione, credo che Matteo adesso vi dirà poi due cose anche su questo, su alcuni esempi, ne abbiamo già molti a disposizione. La domanda però è: perché siete così importanti? Perché alla fine voi sapete anche meglio di noi quelli che sono gli studi in corso, quelli che sono i farmaci disponibili, quelli che sono le possibili alterazioni che possiamo andare a targetare. Noi possiamo dirvi questo: guardate, questo tumore ha queste cose, già se andiamo negli atlas delle alterazioni genomiche che sono stati pubblicati, per esempio nei sarcopi, lo sapevamo già dall'inizio che non si trova granché, capito? Cioè, non è che occorre, bisogna rifare sempre gli stessi studi tutte le volte, ogni volta per prendere un calcio in faccia dalla biologia del cancro di cui ci interessa occuparsi a me e a te, capito? Perché tutte le volte... Allora, io ho avuto un accenno a Foundation, ma Foundation, come sapete, è stato inventato da Dana-Farber. Al paziente è stato offerto gratuitamente per 6 anni. I sarcomi sono stati profilati circa 3.400. Hanno deciso di abbandonarlo, ma non perché non gli piaceva, visto che l'hanno inventato loro, semplicemente perché non hanno mai trovato un bifero. Però questo non vale per tutti i cancri. Perché come vedete adesso, nella mammella abbiamo dovuto aggiungere un biomarcatore, nel polmone stiamo cominciando ad aggiungere altre cose. Però questo è target. La tua domanda è: quando andiamo a vedere 500 geni? Io lo diciamo, in Regione Veneto abbiamo detto che potremmo farlo al massimo un migliaio di volte all'anno, cioè per un migliaio di pazienti, che effettivamente sono quelli che in qualche modo sperimentano il capolinea in termini di efficacia dei trattamenti. No? Io mi concentrerei lì. Sapendo però, questo è un dovere vostro, questo lo dico proprio, sono contento che vedo anche Emilio Bria che è presente, che è venuto da Verona, dove, no, con Aldo avete fatto molto su questo, consapevoli che lo yield, cioè quello che noi otteniamo da questi studi, è sempre abbastanza basso. Quindi quello che è importante, secondo me, perché lo vedo poi nei malati, è mantenere un livello di comunicazione corretto. Cioè non raccontargli la storia, guardi, adesso
sto facendo un paradosso. Abbiamo la soluzione a tutti i problemi e al fallimento che stiamo sperimentando, perché purtroppo, come sapete, il numero di volte che troviamo qualcosa di veramente importante è veramente un numero di volte molto molto basso. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Dopodiché, io dico sempre, un paziente salvato vale sempre lo sforzo di guardarne più, magari, ecco. Quindi più un criterio di carattere quasi clinico, un comportamento clinico particolarmente anomalo, piuttosto che un'istologia. Certo, tu pensi a tutti questi melanomi BRAF negativi, per esempio, capisci che sono quelli mucosi, adesso te ne arriverà un altro oggi o domani. Chiaro. E qui i target non ci sono, non sai che cosa farli, onestamente. Certo, per fargli un'immunoterapia, oppure puoi pensare che magari c'è qualcosa di diverso, magari trovi in track, che ne so, qualcosa di fare. Qualche altra domanda dal panel dei facilitatori? Presidente dell'IOM, dottor Beretta. Allora, innanzitutto grazie per la lezione. Io sono abbastanza d'accordo su tante cose, nel senso che il mio terrore, per esempio, su Foundation One, è io faccio fare questo test a un paziente, poi trovo una mutazione che non so che cacchio è, gli dico, mo sono azzi tuoi, che non è la cosa più bella del mondo. O peggio ancora, gli dico, guarda, ho scoperto che c'è ad Adelaide, in Australia, un protocollo per questa cosa, prendi l'aereo e vai. Che è altrettanto un casino per uno che sta in alta mar brembana. Certo. Detto questo, io credo che l'ottica agnostica possa avere un significato, appunto, dove non ho armi terapeutiche, colangiocarcinoma, dove ho esaurito e il paziente è ancora fitto, tutte le altre prospettive. Tenuto però sempre conto che le mutazioni BRAF del melanoma e BRAF del colon, che sono la stessa V600, in realtà rispondono al farmaco anti-BRAF in un modo completamente diverso. Quindi uno dei compiti del Molecular Tumor Board è anche quello di raccogliere i dati per poter capire in un secondo momento che cosa stiamo sbagliando. Innanzitutto ci si deve arrivare sulla base di un ragionamento clinico e quindi la diagnosi a priori ci vuole, sono assolutamente d'accordo. E in secondo luogo dobbiamo utilizzarlo anche per recuperare informazioni che ci evitino errori in un secondo momento, perché se no stiamo solo buttando via il tempo e i soldi. Quando io penso ad alcuni Oncotype BX fatti in gente in cui clinicamente io la chemioterapia non gliel'avrei mai fatta o viceversa gliel'avrei fatta sempre, penso che stiamo buttando via i soldi. Quindi grazie di questo messaggio. Allora, ti ringrazio molto, Giordano, ma sono assolutamente d'accordo, ma siamo sulla stessa linea. Ma poi guardate, cioè in realtà, devo anche dire, io ogni tanto mi prendo la briga di fare un po' il grillo parlante, no? Ma devo dire che poi trovo sempre persone, soprattutto poi i vertici in un'organizzazione importante come IOM, delle persone di grande buon senso, di grande poi conoscenza clinica. E le cose che tu hai detto mi scaldano il cuore, perché questo ci conforta anche nel fare sforzi ulteriori. Guarda, non ci sottraiamo il fatto di fare delle cose che insieme a voi, che magari possono sembrare in certi momenti così poco razionali, però nel momento in cui c'è questo tipo di dialogo siamo sereni, tranquilli, che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Bene. Siana o Emilio, avete... Io volevo fare una domanda. Intanto, vabbè, buon pomeriggio a tutti, e volevo ovviamente fare complimenti al professor De Tos per la relazione e soprattutto per il taglio critico che è riuscito a darle. Proprio relativamente a tutte le criticità che ha posto, volevo chiedere al professore se l'identificazione di una mutazione inusuale in una determinata neoplasia la fa sentire sicuro circa il potenziale terapeutico, per esempio, dell'utilizzo di un farmaco inibitore della stessa mutazione, per esempio le mutazioni driver verso quelle passenger. Ma sì, questa è una domanda molto complessa in realtà. Tenimi conto una cosa, che, e di questo credo poi anche Matteo può in qualche modo dirvi, soprattutto con l'uso dell'NGS, a tutto il mondo delle doppie mutazioni, per esempio. A me direi sempre, guardate, fatele un bel sangue a poi tutte queste doppie mutazioni, così vedete che magari sono
cose che sono degli artefatti di sistema. Attenzione, c'è l'utilizzo di queste metodiche che richiedono veramente grande expertise poi nell'utilizzo. Dopodiché il problema dei driver e dei passenger è un tema drammaticamente... Io ricordo sempre una discussione fatta con un certo signore che si chiama Bert Vogelstein, di cui immaginate, sappiate un po' la carriera. Certo, mi è arrivato in short e ciabatte, per cui dopo, però essendo diciamo, l'uomo che ci ha spiegato la carcinogenesi del colon, un certo rispetto lo merita. E lui ha sempre detto, guardate, io non penso che i geni importanti nel cancro siano 2000. Lui ha detto magari sono 18-20, probabilmente sono di più, no? Ma è fuori discussione che quello che noi stiamo osservando, soprattutto con un uso estensivo anche nel mio settore dell'NGS, sono per lo più passenger. E stiamo vendendo a voi poi oncologi medici delle entità cliniche che non sono entità cliniche, sono solo delle varianti molecolari di cose che non sappiamo come mettere insieme. Per questo dobbiamo lavorare insieme. Con Paolo Casale abbiamo scritto per una scemenza su che cosa fa un'entità. Non è mai un'alterazione di per sé, è un insieme morfologico, molecolare, clinico, terapeutico. Questo fa un'entità in oncologia. Se no diventiamo collezionisti di farfalle e diciamo guarda che bello questo che c'ha il fusione Topolino Pipo, e poi voi giustamente ci guardate e ci dite e adesso? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Come diceva Giordano. E adesso cosa gli dico? Grazie. Comunque io vi devo anche lasciare, mi scuso per questo, ma vi lascio in buone mani sia in chi sta conducendo sia in chi poi mi seguirà nelle relazioni. Sono entrambi colleghi super bravi. Grazie. Ciao Paolo, grazie. Prima di procedere con l'incontro volevo ricordare che c'è la possibilità di fare delle domande o in chat o attraverso il tasto D&R. Possiamo quindi procedere. Allora, vado io? Allora, passiamo adesso alla seconda parte dell'incontro in cui lasceremo la parola a due esperti nel campo di due particolari patologie oncologiche solide e la prima relazione è della professoressa Fiorella Calabrese, professore ordinario all'Università degli Studi di Padova, che ci parlerà di genomica proprio nell'ambito però del tumore del polmone. Prego. Stavo condividendo. Vedete? No. Vedete la presentazione? Sì. Bene. Buon pomeriggio a tutti, grazie per il cortese invito, grazie Presidente, grazie agli organizzatori e facilitatori. In effetti negli ultimi decenni c'è stata una rivoluzione nei principi base di terapia dei tumori. In parte, solo in parte, ecco, dovuto ad uno ai progressi, come già ha rimarcato Paolo, della genomica. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una inflessione del tasso di mortalità di tutti i tumori, ma soprattutto una caduta, diciamo, rapida, vedete, per il tumore del polmone, che si è apprezzata nell'ultimo decennio, nell'arco a partire dal 2013, abbiamo avuto un'inflessione annuale di ben oltre il 6%, un po' meno forse nelle donne. E questo è relato in parte ad una migliore prevenzione anche delle campagne di lotta contro il fumo, ad una più sensibile rilevazione delle forme iniziali di neoplasie polmonari grazie all'utilizzo di TAC a basso dosaggio annualmente effettuati in pazienti con neoplasia, con rischio di sviluppare, diciamo, una neoplasia. In parte soprattutto perché questo è stato registrato nel carcinoma non a piccole cellule, in una migliore caratterizzazione del tumore, ma non soltanto da un punto di vista molecolare, sicuramente anche quello è impattato, ma vedete a partire dal 2000 soprattutto per una migliore caratterizzazione anche istologica. Arriviamo poi al 2005 sicuramente, dove la caratterizzazione molecolare ha giocato un ruolo importante.
importante, quindi lì poi si è sviluppato moltissimo quello che è la terapia di precisione, quindi la target therapy. Ma quali sono oggi i biomarkers che noi nella, diciamo, realtà oncologica polmonare dobbiamo analizzare? Nella flowchart ho unito insieme quelle che sono le ultime indicazioni ESMO e quelle anche della NCCN, cioè della National Comprehensive Cancer Network, che provvede a stilare le linee guida americane, che sono di solito anticipatori di quelle che poi vedremo presto in Europa. Quali sono i geni che bisogna analizzare nelle forme avanzate di carcinoma non a piccole cellule? Innanzitutto lo stato mutazionale di EGFR, in particolare i quattro esoni, l'esone 18, 19, 20 e 21. 18, 19 e 21 sono quelli dove sono per lo più localizzate delle mutazioni responsive agli inibitori delle tirosinchinasi. Nell'esone 20 invece alterazioni genomiche di resistenza ai TKI di prima e seconda generazione. Il riarrangiamento ALK e ROS1, la mutazione puntiforme V600 sull'esone 15 BRAF, e poi ho lasciato in trasparenza questi biomarkers per i quali già le linee guida NCCN danno indicazione di screenare, perché esistono dei farmaci validati da FDA ma non disponibili in Italia, solo in alcuni centri come studi clinici. E questi riguardano i trascritti di fusione in TRAC, trascritto di fusione RET, e la valutazione della maturazione aberrante del trascritto MET sull'esone 14. Biomarkers che andremo a breve a valutare, che comunque già sono inclusi in panel di screening più ampio, comprendono la mutazione HER2, la valutazione dell'amplificazione di MET e la mutazione di PG12C di KRAS presente sull'esone 2. E questa molto, molto frequentemente rilevata, incide in oltre il 15% dei carcinomi. Sia l'amplificazione MET che KRAS di solito sono considerati come dei biomarker attualmente più prognostici, in quanto associati a carcinomi con una peggiore prognosi. Sia nelle linee guida ESMO che nelle linee guida NCCN non si è raggiunto un consenso unanimo sulla valutazione della carica mutazionale del tumore, poiché non esistono tutt'oggi, diciamo, degli standard, in particolare per la valutazione del cutoff massimo di questo biomarker. La valutazione adesso è prevalentemente attuata sul carcinoma non a piccole cellule in stadio avanzato, però nelle linee guida NCCN già riportano alcune raccomandazioni che tra poco vedremo, saremo costretti a utilizzare anche noi, e cioè una valutazione, diciamo, di EGFR, delle mutazioni di EGFR nei campioni chirurgici e nelle biopsie di pazienti non in stadio avanzato, ma in uno stadio, diciamo, iniziale della malattia, da uno stadio 1B a 3A, a seguito dei risultati di efficacia del trial ad Aura, che vedeva pazienti con mutazioni EGFR trattati con osimertinib avere una prognosi significativamente migliore in termini di disease free survival rispetto ai pazienti trattati con placebo. Nelle linee guida NCCN viene riportato che la profilazione di questi biomarker va estesa anche a tutti i pazienti con neoplasia non small cell lung cancer con istotipo squamo cellulare. Attualmente questa profilazione noi la attuiamo nello squamo cellulare solo nel caso in cui abbiamo un fenotipo di paziente non fumatore, magari giovane. Le linee guida NCCN invece estendono a tutti i pazienti con squamo cellulare per evitare che in qualche maniera si possa mancare la profilazione in un paziente adenosquamo in piccole biopsie, dove potrebbe non essere campionata tutta la componente adeno. Bene, questa
questa, diciamo, valutazione molecolare, queste valutazioni molecolari ormai da circa oltre una decade, hanno portato che cosa? Che a questo scenario, che in oltre il 50% noi abbiamo di non small cell lung cancer, abbiamo una signature molecolare. Il 20-30% non risultano conosciute, ma questo appunto era probabilmente questo percentuale potrebbe modificarsi a breve, o perlomeno lo auspichiamo, perché attualmente qual è la diciamo la real life? La real life è che questo è uno studio pubblicato nel 2019, ma attualmente discusso anche nel recente convegno, diciamo, dei patologi americano, in cui si fotografava una situazione abbastanza, diciamo, sovrapponibile in gran parte dei laboratori, diciamo, statunitensi ed europei, e cioè che la profilazione del non small cell lung cancer avviene per circa il 50% per EGFR e ALK, si abbassa per ROS1 al 43% e al 29% se vengono eseguiti contemporaneamente tutte e quattro. Questa profilazione l'abbiamo soltanto nel 22% e miseramente scende al 7% quando vengono inclusi tutti gli altri biomarcatori. E questo è legato purtroppo non a una mancata conoscenza o sensibilità, diciamo, del patologo a questa realtà molecolare, ma per il fatto che il tragitto, il percorso molecolare nella diagnostica molecolare polmonare non è scevro appunto di difficoltà. E vorrei, colgo l'occasione, ecco, per presentarvi brevemente un caso e così poi che mi darà il là per parlare poi di ulteriori ostacoli che normalmente noi quotidianamente viviamo nella diagnostica, nel tragitto molecolare. Allora, il caso è di recente osservazione, anche se la sua storia clinica comincia, vedete, a luglio del 2017, paziente di 66 anni, fumatore, con tosse persistente, che visitato presso il presidio ospedaliero di pertinenza, ahimè, si trova già in una malattia molto avanzata, una grossa massa di oltre 4 centimetri, in parte necrotica, disomogenea, con interessamento dei linfonodi pretracheali, quindi già in uno stadio avanzato di malattia. Viene eseguita una biopsia trasbronchiale e la numerosità sembra anche oltremodo adeguata, però, diciamo, sono solo quelli cerchiati, i prelievi contenenti, diciamo, le cellule tumorali. Peraltro in queste aree completamente distrutte da una necrosi ischemica, quindi solo pochi aggregati vitali di cellule neoplastiche, cellule di medie e grosse dimensioni, aggregati in nidi solidi o in strutture pseudoacinari, talvolta anche con una vocalizzazione citoplasmatica, e viene eseguita una profilazione, diciamo, immunistochimica che riporta un TTF1 negativo, una forte positività per citocheratina 7, presente molto spesso negli adenocarcinomi, una negatività per citocheratina 20 eseguita verosimilmente per la presenza di vocalizzazioni citoplasmatiche a suggerire una muciparità del tumore, ma negativo. La diagnosi è stata quella di un carcinoma non a piccole cellule in favore di adenocarcinoma. Quindi si inizia, diciamo, lo studio mutazionale che riporta, ahimè, un identikit non favorevole, un EGFR wild type, un ALK ROS non riarrangiato, un PDL negativo. E il paziente quindi viene sottoposto, diciamo, a una chemioterapia standard con cisplatino e pemetrexed, con solo una parziale risposta. E il suo, diciamo, il suo timeline è questo qui riassunto, diciamo, veramente infelice, perché il paziente ha continue, diciamo, progressioni di malattie, fa dei continui switch di terapia, ha solo, diciamo, una parziale stabilizzazione col protocollo carboplatino e paclitaxel, ma ricasca dopo 9 mesi nuovamente in una progressione. E a marzo, quando giunge, diciamo, alla nostra osservazione, il paziente è in uno stadio molto avanzato, diciamo, di malattia, con metastasi plurime ossee di vari organi, reni, surreni, milza e fegato, dove viene eseguita una ecobiopsia. E questa è la
i due frustoli agobiottici che noi riceviamo, generosi, completamente sostituiti dal processo neoplastico, che come fenotipo morfologico, citologico, ricordano molto quello della biopsia transbronchiale, aggregati pseudoacinari, pseudotubulari, con vocalizzazioni citoplasmatiche. L'immunistochimica riporta un TTF1 negativo, come nella precedente biopsia, e una forte positività nucleare per P40, un marcatore oggi utilizzato, diciamo, molto sensibile, specifico per l'istotipo squamo cellulare. Questo è uno scenario non raro nella nostra quotidianità. Le due ipotesi plausibili è che ci fossimo trovati di fronte a una neoplasia adenosquamo che non adeguatamente campionata nella biopsia transbronchiale, in cui non si riusciva a vedere, diciamo, l'istotipo squamo cellulare, però diciamo nel frustolo agobiottico, nei due frustoli agobiottici epatici avremmo dovuto individuare, diciamo, i due istotipi, anche se una diagnosi di adenosquamo va sempre riservata sul pezzo operatorio. Oppure che ci troviamo di fronte a una forma squamo cellulare pseudoacinare ricordo appunto nella prima biopsia il P40 infatti non era stato eseguito. Allora, prima di ogni cosa, stabilire la diagnosi morfologica è a monte di ogni adeguata profilazione molecolare, anche della più sofisticata, come ha detto anche Paolo. La diagnosi morfologica è imprescindibile, questa deve essere effettuata, diciamo, nel migliore dei modi, utilizzando appunto l'immunistochimica, ovviamente con parsimonia, al fine di risparmiare ovviamente materiale che poi va analizzato con tecniche molecolari. Questo è riportato in tanti, diciamo, in tante linee guida. La più importante è quella del 2011, che per i patologi ha rappresentato molto, poiché non soltanto stressava la modalità, diciamo, con cui dovevamo utilizzare, diciamo, il lessico nel nostro referto per biopsie, piccole biopsie e citologie, ma soprattutto dava un algoritmo da utilizzare per la diagnosi morfologica e diciamo immunistochimica. E l'immunistochimica deve essere effettuata ovviamente dopo la diagnosi istologica, partendo sempre dal fatto che i frustoli che noi riceviamo solo per il 20% hanno una diagnosi oncologica, buona parte sono anche inadeguati, ma altre volte riservano una diagnosi, diciamo, infiammatoria o infettiva. E fatta la diagnosi istologica si procede, diciamo, alla valutazione in immunistochimica, e questa va fatta seguendo appunto le opportune linee guida, le più recenti raccomandazioni per una diagnostica, diciamo, in immunistochimica nel tumore polmonare riportano che nel caso di una neoplasia epiteliale primitiva senza screzio neuroendocrino, due sono i markers che devono essere eseguiti: P40, che ha sostituito P63 per la sua specificità e sensibilità, e TTF1 per adenocarcinoma. E queste vanno laddove possibile, andrebbero eseguite sempre. Perché? Perché nelle piccole biopsie è facile che non possa essere campionata la parte più differenziata del tumore, e questo raggiunge un rate molto elevato nella realtà oncologica polmonare bioptica, fino al 30-40%. E a questo si deve aggiungere, ecco, i mimickers, cioè quello di avere talvolta, diciamo, una neoplasia con solida, con aspetto pseudosquamoso, che noi rileviamo essere adenocarcinoma unicamente utilizzando TTF1, o viceversa una forma pseudoghiandolare, di squamo cellulare pseudoghiandolare, che lo scopriamo solo appunto utilizzando l'opportuno marcatore P40, come diciamo nel nostro caso. E allora veniamo al percorso molecolare in funzione dell'oncologo. Quali sono le barriere, diciamo gli ostacoli che noi routinariamente incontriamo nel nostro percorso? Beh, primo fra tutti l'esiguità del materiale, che è una realtà, ahimè, squisitamente del polmone. In alto c'è la biopsia che abbiamo discusso, la biopsia transbronchiale.
su questa avremmo con piacere voluto eseguire una indagine immunistochimica di P40. Una volta richiesto, diciamo, il blocchetto, purtroppo, come vedete, il materiale che era rimasto era veramente molto esiguo, tra l'altro non neoplastico. E questo perché? Perché sono state eseguite 15-20 sezioni di oltre 4 micron, perché questa è la quantità necessaria che noi abbiamo bisogno per eseguire le indagini molecolari. Nonostante noi utilizziamo delle piattaforme molto sensibili, tali da utilizzare anche poche quantità di DNA, 10 nanogrammi di DNA, noi abbiamo necessità di partire da almeno 1500 cellule, essendo una cellula diploide contiene 7 picogrammi di DNA. E la gran parte delle piattaforme hanno un limite di rilevazione del 5% per le varianti di singoli nucleotidi o di inserzione o deletione, per cui assumendo che la variante somatica sia in eterozigose, ne consegue che la frazione di cellule tumorali che noi abbiamo bisogno deve essere almeno del 10%, che è un valore che voi vedete spesso riportate nelle nostre diagnosi, perché al di sotto di queste la sensibilità, il risultato potrebbe essere un falso negativo. Il patologo con questa realtà così esigua ha sviluppato, diciamo, nella propria laboratorio delle strategie per far sì di poter lavorare, diciamo, al meglio, di poter riuscire a estrarre anche quella minima quantità che serve per quella profilazione dei biomarkers. Ma la realtà, ahimè, è sempre così esigua, tale che il rate di inadeguatezza talvolta a coprire i biomarkers che dobbiamo analizzare è elevato, si aggira intorno al 10%. E questo, tant'è che oggi sempre di più cominciano a esserci consensi e lavori sulla possibilità di utilizzare delle metodiche leggermente più invasive, ma poi nemmeno tanto, in mano esperte, quale quelli della criobiopsia. Criobiopsia che fornirebbe un materiale incommensurabilmente di maggiore dimensione, di una migliore qualità, e peraltro i lavori recenti riportano che le analisi mutazionali eseguite su criobiopsia sono assolutamente ottime, non solo per i biomarkers, diciamo, da analizzare con tecniche estrattive, ma anche biomarkers in sito come il PD-L1, che notoriamente viene è sensibile a quelle che possono essere degli step di preanalitici. Questo recente lavoro ha dimostrato come la valutazione di PD-L1 in una criobiopsia è esattamente sensibile ed efficace tanto quanto una biopsia allestita come di routine. Ma qual è un'altra barriera, un altro ostacolo che noi routinariamente viviamo anche con angoscia? È quella di avere dei tempi lunghi, diciamo, di esecuzione delle nostre indagini, i cosiddetti TAT, turnaround time. Secondo linee guida dovremmo rispettare 10 giorni lavorativi. Da quando il prelievo però giunge al laboratorio di molecolare. Questo è un dettaglio che spesso sfugge alla richiesta dei clinici, e non da quando viene effettuata la procedura, perché prima di ogni cosa il patologo deve fare la diagnosi morfologica, diagnosi immunistochimica. Chiusa la diagnosi, questo il prelievo va poi indirizzato al laboratorio e questo processato entro 3 giorni da quando viene ricevuto. L'analisi, rispetto, diciamo, di queste tempistiche in un paziente con una malattia avanzata è sicuramente importante, è un must che noi tutti conosciamo e che dovremmo, diciamo, tenere presente. E succede purtroppo non raramente che gli oncologi nella visita, diciamo, di pianificazione del piano terapeutico, al momento appunto della visita, non abbia a disposizione tutti i risultati molecolari. È data la
situazione, diciamo, di compromissione fisico-psichica che spesso si hanno, diciamo, nei pazienti in malattia avanzata, magari cominci un trattamento chemioterapico empirico e poi magari riceve l'informazione che il paziente era portatore di una mutazione sugli oncogene driver, come riportato, diciamo, in questo lavoro. Allora può succedere che si possa effettuare uno switch, ma talvolta magari il paziente sviluppa una tossicità alla chemioterapia e questo purtroppo non è più realizzabile. Lo scenario potrebbe complicarsi con associazioni di cui oggi si ha sempre più evidenza e conoscenza, ossia della mancata efficacia o addirittura di un'azione dannosa, nociva di immunoterapia che l'oncologo potrebbe iniziare perché ha subito disponibile il valore di PD-L1 e in pazienti che hanno sono portatori di, diciamo, mutazioni su oncogene driver. Allora, come possiamo migliorare, diciamo, questi tempi, diciamo, di analisi? Operando, diciamo, in regime di reflex testing, sicuramente possiamo ridurre i tempi di analisi. Un tempo vi era forse qualche perplessità sul fatto che magari il patologo cominciasse l'analisi molecolare appena chiusa, diciamo, la diagnosi istopatologica, magari esagerando nelle analisi perché non è a conoscenza dello stadio di malattia. E quindi veniva discusso che forse era più appropriato, diciamo, un'analisi molecolare su richiesta dell'oncologo. Oggi questa possibilità è remota perché il patologo fa parte sempre di più dei tavoli, diciamo, di discussione multidisciplinare, ab inizio magari interviene anche nel suggerimento di quale procedura può essere la migliore nella diagnostica e quindi a conoscenza dello stadio di malattia del paziente. Sono disponibili informazioni cliniche nelle cartelle cliniche elettroniche oppure, come nel nostro centro, noi utilizziamo questa scheda che è inserita anche nel nostro PDTA di accompagnamento alle biopsie trasbronchiale o agobiopsie, in cui vengono riassunte le informazioni più importanti, comprensive anche di informazioni sullo stadio di malattia. Quindi il reflex testing ci potrebbe e ci aiuta sicuramente a diminuire i turnaround time, ma non soltanto. I lavori che hanno posto a comparazione, diciamo, il reflex testing con la procedura di richiesta delle indagini molecolari da parte dell'oncologo, del clinico, ha rilevato tante altre, diciamo, efficace, cioè la rilevazione di geni target in maniera più sensibile, la ottimizzazione del lavoro di laboratorio e anche in un certo senso prepara il patologo a quello che sarà il prossimo scenario, cioè quello di attuare delle indagini molecolari non soltanto nel paziente metastatico ma anche nei pazienti, diciamo, in fase iniziale di malattia. Un'altra barriera è quella della mancanza di un efficace, diciamo, team multidisciplinare. Questo, diciamo, oggi è in buona parte superato, soprattutto in centri oncologici diciamo, in realtà oncologiche importanti, dove oggi, soprattutto a seguito della realtà incalzante della profilazione molecolare, il team multidisciplinare si avverrà appunto del supporto che è stato appena accennato, appunto, del Molecular Tumor Board. Il Molecular Tumor Board quindi lavorerà su casi già discussi nella multidisciplinare, su pazienti ovviamente in particolare che hanno delle indicazioni, dei criteri ben precisi di inclusione per la discussione. Vi sono già alcuni Molecular Tumor Board registrati in alcune regioni e saranno presto al lavoro seguendo appunto le recenti indicazioni da IOM. E infine un ostacolo, last but not least, è quella della sostenibilità di queste indagini. Mi piace molto questa frase che era stata utilizzata, diciamo, di apertura in un workshop sui biomarkers ancora 2 anni fa. Il presidente riferiva:
il dibattito oggi non è più se la medicina, diciamo, personalizzata impatterà sulla cura oncologica, perché questo abbiamo grande evidenza che lo ha fatto, ma se l'Europa riuscirà in qualche maniera a sostenere una infrastruttura complessa per garantire l'accesso universale ed equo a tutti i pazienti. In questa tabella ho riassunto un po' le tecniche che vengono oggi utilizzate per i biomarkers da indagare. Purtroppo l'immunistochimica celere, rapida e non dispendiosa è utilizzata solo per alcuni biomarkers, riarrangiamento di ALK, PD-L1, già il riarrangiamento di ROS purtroppo necessita di una verifica con tecniche molecolari quale FISH o real-time o NGS. Per tutto il resto, vedete, dobbiamo utilizzare delle tecniche molecolari, e le due tecniche molecolari a confronto sono principalmente quella di real-time PCR singolo gene, oppure di profilazione in NGS, che ha il vantaggio ovviamente di valutare contemporaneamente più geni, che quindi, diciamo, nella realtà oncologica polmonare sarebbe da preferire. Ma quali sono i costi di questa indagine? Abbiamo pochi studi di comparazione fra la real time e l'NGS, con una casistica anche, se vogliamo, ragguardevole, i quali riportano che cosa? Che sicuramente vi è un accorciamento dei tempi, poiché è vero che la real time è abbastanza rapida, in un paio di giorni, però ovviamente dobbiamo fare una profilazione adesso per i mass gene almeno di 5-6 geni, e quindi per completare queste abbiamo bisogno di almeno due settimane e mezzo, tre settimane, contro le due settimane, una settimana e mezzo, soprattutto, diciamo, nei centri in cui magari c'è più maggior volume di lavoro, si possono anche ridurre. I costi, questi studi hanno dimostrato, sempre appunto nei centri con maggior volume di lavoro, che addirittura si può avere un risparmio rispetto, diciamo, alla una real time sequenziale per i vari biomarkers. E cosa dicono le recenti raccomandazioni ESMO del gruppo di lavoro di medicina di precisione? Che in presenza di un non small cell lung cancer adenocarcinoma si deve effettuare una profilazione NGS, ma attenzione, con un numero limitato di geni, cioè che comprenda l'esame sostanzialmente di quelli di primo livello, perché più ampi pannelli invece vanno riservati a centri invece dove accademici o di ricerca, o perlomeno se si utilizzano dei panel più, diciamo, più ampi, questi devono essere concordati con le strutture, con pazienti per comprendere se vi è la sostenibilità non soltanto, diciamo, della profilazione, ma anche poi dei farmaci che andrebbero ad essere utilizzati. Accanto alla profilazione appunto in NGS DNA per, diciamo, i trascritti di fusione, per gli eventi skipping, sarebbe più opportuno utilizzare una profilazione NGS in RNA. Però qual è la real time polmonare? La real time è tale che questa non è realizzabile in quasi il 30-40% dei casi. Non abbiamo sufficiente quantità, non tanto la qualità dell'RNA, perché con questa metodica anchored multiplex PCR riusciamo a lavorare anche con RNA degradato, ma non abbiamo la sufficiente quantità per poter attuare anche una NGS in RNA. Oltre a questo bisogna aggiungere che ovviamente si aggiungerebbero dei costi oltre a quella della profilazione DNA, ma questi costi in realtà poi sarebbero ridotti soprattutto se questi vengono attuati, diciamo, in centri dove ovviamente c'è un maggior volume di lavoro. Questa è una recente fotografia di quello che avviene, diciamo, in gran parte dei paesi statunitensi e europei. Ben il 65% dei laboratori riferisce l'analisi mutazionale, soprattutto in NGS, a dei laboratori, diciamo, di primo livello, chiamati laboratori, diciamo, di referenza, per tutta una serie di motivazioni che vedete qui riassunti, costi, l'accorciamento dei tempi e non ultimo il fatto che
In questi centri vi è una maggiore garanzia di qualità, in quanto vengono sottoposti periodicamente a delle verifiche esterna. E qui sotto ho indicato alcuni degli enti certificatori internazionali e europei che si fanno carico appunto della verifica della bontà, insomma, delle analisi. E allora talvolta, ecco, piccoli centri, e questa è un po' una realtà, se vogliamo, molto italiana, sono un po' restii a inviare, diciamo, un centro di primo livello le analisi in NGS. Perché questo avviene? Perché talvolta può essere interpretato un po' come una sorta di, diciamo, sottostima del centro o sentirsi come dei semplici provider dei tessuti. Ma questo non avviene perché il centro deputato a fare la diagnosi, il centro, diciamo, di dove si viene effettuata lo step preanalitico, è sicuramente il centro che deve sviluppare, diciamo, al meglio, deve produrre al meglio la sua diagnosi, e vari sono gli step che deve percorrere nel migliore dei modi. C'è un lavoro ancora di 2 anni fa di Erkoler, il quale dimostrava che come sono talmente tanti gli step nella fase, diciamo, di preanalitica, che se non vengono eseguiti in maniera corretta si può arrivare a un rate di eventi avversi fino all'87% dei casi. E paradossalmente noi potremmo avere una diagnosi molecolare eccellente, perché questa è eseguita nel centro di riferimento, ma senza alcun significato, perché questa è stata effettuata su un paziente sbagliato, un paziente con una diagnosi sbagliata, in un'area di microdisseccata, diciamo, errata. Quindi ritorno un po' a quello che è il titolo, diciamo, di questo incontro scientifico, cioè la genomica in funzione, diciamo, dell'oncologo. I patologi siamo pronti, il patologo polmonare è pronto, in presenza di un non small cell lung cancer il patologo sa che questo deve essere testato e deve essere fatto sempre e precocemente. Certo è che si trova di fronte a una realtà tissutale problematica che deve migliorare la pianificazione, il sistema è complesso, dall'ottimizzazione, diciamo, del procurement del tessuto fino poi ovviamente all'analisi molecolare, al referto. E il patologo polmonare è infine più che mai collaborativo a far parte dei tavoli di lavoro multispecialistico, multidisciplinare, il Molecular Tumor Board, nelle comunicazioni anche fra centri hub e spoc, perché sa che la comunicazione è un elemento importante, è un elemento vincente, diciamo, per giungere sicuramente alla migliore diagnosi e ovviamente alla cura del paziente. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Fiorella, grazie mille. Direi di spostare le domande alla fine, visto che il tema è comune alle patologie, quindi pregherei il professor Matteo Fassan, ordinario di anatomia patologica all'Università di Padova. Insomma, per me è difficile presentarlo perché è un amico e quindi, diciamo, sono solo aggettivi positivi, ma è, diciamo, una delle persone più esperte e innovative in tema di diagnostica molecolare dei tumori solidi in generale, ma in particolare nei tumori del tratto gastroenterico. Grazie Matteo, prego. Ringrazio Emilio perché è veramente troppo gentile. Ringrazio anche Domenico Corsi, Bruno Vincenzi e Aglio, il presidente, perché è sempre un onore per noi essere qui a parlare, sempre più sottolineando questo rapporto che c'è tra le nostre due società. E quello che mi è stato dato da portare oggi è quello che è un po' il panorama della diagnostica o della genomica, l'impatto della genomica nel contesto gastrointestinale. Ma io partirei da molto lontano nel senso che oggi siamo qui a parlare di questo grazie a quel progetto Genoma Cancro che è partito tanti anni fa, che ha avuto tante grandi pubblicazioni. Il riassunto globale lo abbiamo avuto
in questo lavoro pubblicato l'anno scorso, in cui sia io che il professor De Tos abbiamo avuto la fortuna di farne parte tra gli autori, grazie anche e soprattutto al ruolo fiore all'occhiello della nostra italianità, che è il professor Scarpa di Verona. Cosa ha scoperto il progetto Genoma Cancro? Ha scoperto quello che diceva prima il professor De Tos, i cancri sono caratterizzati da poche pathways molecolari comuni e nel singolo tumore abbiamo 4-5 mutazioni driver, che è qualcosa che ci solleva, perché sono poche quelle che sono le pathways, quelle che sono le caratteristiche molecolari su cui dobbiamo andare a focalizzarci per un trattamento personalizzato della patologia. Il progetto Genoma Cancro in patologia gastrointestinale ha avuto dei risvolti incredibili. Vi mostro qualcuno di questi lavori. Questo è il genoma dello stomaco con le 4 classificazioni: Epstein-Barr, instabilità microsatellitare, stabili da un punto di vista genomico, che sono gli R2 amplificati e con instabilità cromosomiale, o l'adenocarcinoma del pancreas. Su questo il progetto Genoma Cancro non ha messo in evidenza su quelli che sono dei marcatori predittivi, ma ha veramente svelato quello che è il background molecolare di questa neoplasia, con anche qui 4 gruppi differenti di tumori caratterizzati da o instabilità cromosomica o da una presenza di singole mutazioni driver. E l'ultimo, forse più importante, è perché ha avuto delle serie ricadute, il genoma del colon, in cui c'è la identificazione del consensus molecular subtypes, che vengono utilizzati anche in ambito traslazionale nei vari studi. Ma questi lavori hanno generato il percolato di geni di alterazioni che hanno identificato, hanno generato una serie di clinical trials che hanno sconvolto la nostra pratica quotidiana. Queste sono le alterazioni più importanti in ambito gastrointestinale, sull'ultimo lavoro di Annals of Oncology, del gruppo di lavoro dell'ESMO, e vedete, la lista sono lunghe, ma in realtà noi su quelle che sono le più comuni siamo già abbastanza operativi. Faccio l'esempio del colon: già nel 2017, quindi praticamente sono quasi 4 anni, sono 4 anni fa, sia l'ASCO che la Società Americana di Anatomia Patologica suggeriva quello che facciamo oggi tutti i giorni, ovvero CAPA-RAS, NRAS, BRAF per lista di 4, e instabilità dei microsatelliti o proteine o immunistochimica per proteine del DNA mismatch repair in tutti gli stadi. Nel contesto del colon, però, il colon è un paradigma, perché quel BRAF ultimamente, nel 2019, conosciamo tutti l'articolo di Scott Kopetz con la triplice terapia, la duplice terapia mirata al BRAF, che ha sconvolto il trattamento di questi pazienti. Ha sconvolto il trattamento di questi pazienti, ma ci ha anche spinto a studiare come i carcinomi metastatici del colon, BRAF mutati, possano essere sottoclassificati. E in realtà quello che abbiamo visto è che si tratta di una entità estremamente eterogenea. Questo è un lavoro in cui avevamo collezionato una buona parte dei carcinomi metastatici BRAF mutati da tutta Italia, in cui abbiamo identificato anche delle mutazioni rare, e queste mutazioni rare hanno una clinica completamente differente rispetto alla mutazione del codone V600E che tutti quanti conosciamo, o al fenotipo molecolare wild type. E questo è importante, perché dobbiamo capire oggi che tipo di metodica molecolare andare a utilizzare per identificare queste mutazioni. Ad esempio, una delle metodiche che utilizziamo è l'immunistochimica, ma l'immunistochimica va solo a recepire la mutazione V600E, o altri tipi di mutazioni, perché questi tipi di alterazioni possono avere un risvolto da un punto di vista clinico. Come ha detto prima il professor De Tos e la professoressa Calabrese, sicuramente l'apertura alla terapia agnostica ha rivoluzionato un po' quelle che sono le vostre richieste, e sicuramente la regina
di questo ambito sono le alterazioni dei geni NTRK. Questo è l'articolo più bello per quanto riguarda la patologia colorettale, è pubblicato su The American Journal of Surgical Pathology. Vedete qual è lo sconforto del patologo che ha a che fare con NTRK. 7.000 casi analizzati, lo 0,23%. 0,23% che, come diceva prima Paolo, rappresenta comunque un'importante fetta di pazienti che possono beneficiare della terapia. Oltremodo, questo è un bel lavoro, bellissimo lavoro di qualche anno fa di Filippo Pierantonio con Chiara Cremolini, in cui sono pazienti che hanno anche una prognosi peggiore rispetto a quelli che non hanno questo tipo di alterazioni. E allora, un po' il titolo della discussione è quello che noi abbiamo un sogno, soprattutto dal punto di vista oncologico. Vorremmo andare ad analizzare tutti i nostri tumori con profilazione NGS estesa. Questo è un esempio del progetto Genoma Cancro. Questo è un caso in cui è stato fatto whole exome sequencing, whole genome sequencing, copy number variation, metiloma, RNA-seq. Bellissimo, stupendo. Abbiamo praticamente scavato quelle che sono le basi molecolari di questo tumore. Possiamo farlo nella nostra realtà quotidiana? Siamo molto lontani. Questo è un bel lavoro presentato all'ESMO 2020. Hanno considerato 867 biopsie di lesioni neoplastiche a livello epatico e erano tutti materiali a fresco. Su questi hanno fatto whole genome sequencing e vedete già un dato che ci pone un punto interrogativo. Il whole genome sequencing era fattibile nel 66% dei casi, vuol dire che il 35% di tumori freschi, a fresco, non sono stati analizzati. Oltretutto, se poi andiamo a vedere di questi, degli 800 pazienti inclusi in questo lavoro, quanti hanno veramente modificato la loro terapia, ovviamente gli autori dicono il 25%, ma in realtà sono 52 sugli 800 di partenza, quindi si tratta di un 6,5%. E allora il costo-beneficio dobbiamo anche un attimo considerarlo. Al di fuori di una discussione multidisciplinare di un tumor molecular board, forse una profilazione estesa non ha tutto questo peso clinico. Anche perché dobbiamo ricordarci delle nostre analisi che vengono effettuate nella maggior parte dei casi su materiale parafinato. Materiale parafinato che ci permette di ottenere le nostre diagnosi, perché come diceva giustamente la professoressa Calabrese, senza l'istopatologia non facciamo la molecolare. E quindi dobbiamo capire se il nostro materiale di partenza è compatibile con questi nuovi tipi di metodiche. Hanno alcuni problemi. Ad esempio la deaminazione, è un DNA che è estremamente degradato. Prima il professor De Tos parlava di alcuni pannelli commerciali. Qual è il problema? Che loro ti danno quelli che sono i risultati dell'analisi mutazionale, ma non ti dicono la qualità del dato di sequenziamento. Ovvero cosa può succedere? Ci è successo un paio di volte, noi abbiamo la mutazione, in questo caso BRAF nel colon, il pannello di 500 geni non la identifica, ma non perché non esiste la mutazione, ma perché il DNA è così degradato che il pannello di 500 geni, quel gene non l'ha neanche analizzato. Ma nel vostro report questo non è scritto. Quindi dobbiamo stare molto attenti nell'utilizzo diagnostico anche di metodiche estremamente sofisticate con del materiale che ha delle caratteristiche intrinseche che comportano una difficoltà dal punto di vista diagnostico. Non solo qualità, ma anche quantità. E questi sono due classici esempi di vostre richieste, ovvero piccolissime biopsie positive, ma su cui ovviamente la quantità di materiale non è adeguata a una diagnostica molecolare. E vedete, questo era un carcinoma del colon, inserito il paziente in vari clinical trials, ormai siamo arrivati alla fine della parafina, quindi il materiale di provenienza dell'adenocarcinoma non ce n'è praticamente più. Qualità, quantità, ed è un concetto che deve entrare nella testa dell'oncologo, perché il patologo sa benissimo che questo è un adenocarcinoma in biopsia a sinistra, questo è un adenocarcinoma in chirurgia. Per l'oncologo sono tutti e due adenocarcinomi, ma capite benissimo che a partire da questa biopsia la caratterizzazione molecolare che io posso permettermi è molto minore rispetto al campione operatorio.
E poi c'è un problema che ha sollevato anche il professor De Tos per quanto riguarda l'eterogeneità. L'eterogeneità intratumorale, vi porto un esempio banale. L'espressione dei recettori per la somatostatina in tumori neuroendocrini ben differenziati del piccolo intestino. Questa pallina è un tissue microarray, è uno spot di un tissue microarray, è 1 mm. Vedete che all'interno di 1 mm, in questo tumore, abbiamo il mondo estremamente positivo, quasi negativo. Quindi l'eterogeneità va a inficiare anche le nostre diagnosi molecolari. Abbiamo sentito prima anche dalla professoressa Calabrese quello che è il lavoro dell'ESMO per quanto riguarda la medicina di precisione e abbiamo sentito nella fase iniziale di questo incontro che nell'ambito gastrointestinale l'unica patologia in cui si suppone essere utile una valutazione NGS è il colangiocarcinoma. Perché? Perché nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo avuto una serie di nuovi farmaci, questi sono anche vecchi, ma perché erano quelli presentati nel 2019, ma alla fine i geni da testare sono sempre quelli: mutazioni di DH1, mutazioni di BRAF, alterazioni di FGFR2, mutazioni di HER2 e non solo amplificazioni, e poi, come sempre, un po' di prezzemolo, ovvero instabilità dei microsatelliti e alterazioni di NTRK. E allora vi faccio vedere una nostra esperienza per farvi capire alla fine quanti sono i casi che poi possiamo portare in clinica e in trattamento. Noi avevamo considerato 503 pazienti con colangiocarcinoma della nostra istituzione, grazie alla collaborazione con Sara Ronardi, Foto Cempacchi, Salvitorina Zagonel. Qua vedete, dai 503 ai 125 mancava la biopsia, o mancavano le notizie cliniche, 378 erano i pazienti analizzabili. Abbiamo perso 92 pazienti perché il materiale di partenza era poco, sono quasi tutte biopsie, sono pazienti, questi erano tutti pazienti metastatici o in fase avanzata. Piccole biopsie o la qualità dell'RNA, perché qua siamo andati ad analizzare soprattutto le alterazioni di geni di fusione, FGFR2, era di bassa qualità. Quindi un tumore su quattro non ha avuto la sua indagine molecolare. Questi sono i risultati, le prevalenze sono simili a quello che è riscontrato nella letteratura, ma una cosa importante, siamo dovuti andare a validare quello che era il dato del Next Generation Sequencing, che in realtà è un RNA seq targeted per quei geni di fusione, con una metodica ortogonale, che vuol dire una metodica che utilizza un altro punto di vista, in questo caso un Sanger Sequencing, e qua vedete 4 esempi di fusioni di FGFR2. Un aspetto importante è biopsia liquida. Biopsia liquida è fondamentale nel polmone, ma sta emergendo anche nei tumori gastrointestinali. Questo è un piccolo esempio per farvi capire che possiamo farla. Questa è una droplet digital PCR fatta sull'urina di un paziente che presentava una mutazione di BRAF. Vedete, poche molecole alterate, ma riusciamo tramite non solo l'analisi del sangue periferico, addirittura anche dall'esame dell'urina, a vedere la presenza di questa mutazione, che non vuol dire che è una mutazione legata al carcinoma del colon, perché come abbiamo sentito prima, BRAF in realtà ha mutato in svariati tumori, carcinoma papillare della tiroide, istocitosi di Langerhans, il colangiocarcinoma stesso, alcuni tumori del polmone, gliomi e quant'altro. Un passo successivo, una next generation della biopsia liquida. Questo è uno studio che stiamo cercando di pubblicare, in cui siamo andati a personalizzare la biopsia liquida. Abbiamo preso pazienti con resezione della metastasi epatica, whole exome sequencing, da quei risultati delle loro analisi mutazionali abbiamo fatto pannelli NGS specifici per quel paziente e li abbiamo seguiti nel follow-up. Quello che vedete è che i pazienti con biopsia liquida negativa hanno una sopravvivenza incredibile. E in multivariata, una cosa veramente sorprendente per me, è che la biopsia liquida è ancora più forte rispetto alla valutazione dei margini all'istologia. Non ci fermiamo qua. Abbiamo comunque nel prossimo futuro anche nuove metodiche di diagnosi. Quali sono queste metodiche di diagnosi?
Uno, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che ci può aiutare nella nostra pratica diagnostica. Qualcuno dice sostituirà l'anatomopatologo, non è così, perché l'intelligenza artificiale è intelligente, ma in realtà il ruolo del patologo sarà ancora importante. Questo è un lavoro fatto con un mio carissimo amico, Andrea Sottoriva, che lavora a Londra, e vedete che in questo caso è un carcinoma del colon, in rosso le cellule tumorali. Quello che ho fatto è stato quello di insegnare alla macchina a riconoscere cellula tumorale, cellula normale, cellula muscolare, fibroblasti, linfociti, macrofagi. E la macchina, cosa serve questa cosa? Quando noi dovremo andare a microdissecare per fare una diagnostica molecolare più specifica, più innovativa, questa macchina mi permetterà di fare una selezione del campione assolutamente perfetta. Ultimo punto, altri tipi di diagnostica, ma diagnostica legata alla risposta terapeutica. Questo è un bellissimo lavoro pubblicato dal mio carissimo amico che è Nicola Valeri, anche lui lavora a Londra, e ha avuto la fortuna di essere il patologo del lavoro, che riguardava l'utilizzo degli organoidi per la selezione dei farmaci nei pazienti con patologia neoplastica gastrointestinale. Che cosa sono gli organoidi? Sono piccole palline che vengono ottenute, piccole palline cellulari ottenute dal tumore, che vengono fatte crescere in cultura cellulare, un po' come le vecchie culture cellulari primarie, ma queste hanno delle caratteristiche fenotipiche molecolari simili a quelle del tumore di partenza. Vengono fatte crescere in cultura e qui cosa abbiamo fatto? Sono state fatte crescere gli organoidi, c'era una piastra con 55 differenti farmaci, si piastrano gli organoidi di quel paziente e si vede quali sono i farmaci che riescono a uccidere di più quella neoplasia. Logicamente, quindi, riusciamo a personalizzare la terapia per quel paziente. Ci sono alcuni problemi, logicamente, altrimenti tutti faremo gli organoidi. Uno, il costo. Due, la praticità. Non tutti i tumori riescono poi a riusciamo a ottenere poi gli organoidi da questi tumori, e la mancanza di qualcosa che è assolutamente importante oggi e voi ce lo insegnate, ovvero l'infiltrato infiammatorio, lo stroma e tutta la parte di immunoterapia, ovviamente. Quindi sostanzialmente quelli che sono i messaggi è che il progetto Genoma Cancro ci ha cambiato la vita, non solo noi patologi all'oncologia, ma soprattutto ai nostri pazienti. E il problema grosso che ha sottolineato il professor De Tos, ma anche la professoressa Calabrese, noi viviamo in un mondo di next generation technologies, però in old generation laboratories, ma anche in old generation biospecimens. Se io vado a prendere di zero la patologia di Rudolf Virchow del 1858, la istologia è uguale, identica a quella che lui faceva 150 anni fa. Quindi dobbiamo un attimo capire, la professoressa Calabrese ha portato un paio di esempi, siamo ancora su una strada per ottimizzare qual è il campione più adeguato per la indagine molecolare. Next generation con 500 geni alla risposta di tutti i nostri mali? Ancora oggi no, nel senso che la curva del costo-beneficio ci fa dire che molto probabilmente siamo ancora anche in questo caso in una fase di crescita, e come diceva prima la professoressa Calabrese, sono metodiche che devono essere comunque centralizzate in grossi centri che acquisiranno un'expertise tale che ci permetterà sempre di più di trattare in maniera personalizzata i nostri pazienti. Con questo vi ringrazio, ovviamente visto che ho presentato qualche dato anche del nostro laboratorio, ringrazio il personale del laboratorio, le collaborazioni e chi ci sostiene. Grazie Matteo per la presentazione. Io ho due domande telegrafiche, per telegrafiche risposte anche sia a Fiorella che a Matteo. Una rapidissima a Fiorella relativa, l'ha detto Paolo, l'ha ripetuto anche Matteo. In presenza di una fusione in un pannello di NGS, se comunque è necessario procedere con una metodica ortogonale di conferma, se è una cosa che fai nella pratica clinica, cioè se ti trovi di fronte a una fusione strana, se è il caso di approfondirla con una metodica di validazione. E invece a Matteo un rapidissimo cenno, so che ci ha lavorato tanto in passato, sulla fattibilità di NGS e fino a che punto sulla citologia. Talvolta abbiamo necessità di accedere al materiale della citologia e quanto questo sia fattibile per l'analisi di NGS. Fiorella. Sì.
Allora, per quanto riguarda i trascritti di fusione, allora, per i trascritti di fusione, quindi ci riferiamo soprattutto a della realtà polmonare, adesso al RET e trascritti di fusione in TRAC. TRAC, diciamo, è veramente, come ha detto anche Matteo, una realtà molto, molto esigua, però purtuttavia va valutata. Allora, come procediamo? Nel senso che esiste un anticorpo per Entrac che funziona veramente molto bene. È stato dai colleghi, diciamo, del gruppo di patologia polmonare americano testato anche, diciamo, in parallelo con la metodica FISH e validato poi in NGS. Quindi questo è un anticorpo che funziona molto bene, che noi stiamo testando con anche Matteo. Io ho chiesto a lui anche dei controlli per poter utilizzarlo nella routine. Allo stato attuale devo dire non ne ho trovato, ho iniziato lo screening del tumore polmonare ancora circa 6-7 mesi fa, non ne ho trovato nemmeno uno, ok? E per quanto riguarda RET non abbiamo purtroppo una, diciamo, un esame in cui altri patologi hanno sperimentato tecnologie più, diciamo, più economiche, come può essere un'immunistochimica. L'indagine che io sto utilizzando, e lo sto utilizzando veramente molto bene, non è una profilazione in NGS, perché, come ho accennato, purtroppo l'RNA non riusciamo da quel materiale esiguo ad estrarlo. Abbiamo una, diciamo, un rate di fallimento pari a oltre 40%. Una metodica che è veramente molto, molto, molto sensibile è quella di una multiplex real time, in cui sono stati inseriti insieme RET, MET, ALK, e devo dire funziona molto bene. Quindi anche con poco RNA noi stiamo, diciamo, attuando uno screening e una diagnosi, diciamo, molto sensibile di RET. Quindi attualmente mi sentirei di consigliare, visto che noi tra l'altro abbiamo uno studio clinico allo IOV che è iniziato da 4 mesi, noi facciamo praticamente di routine una real time multiplex per RET. Grazie Fiorella. Matteo? Ti ringrazio della domanda, ma logicamente la risposta è sì. La patologia molecolare in citologia, noi avevamo studiato addirittura di cercare di fare NGS da vetrini già colorati. Questo è fattibile, avevamo ottenuto anche degli ottimi risultati. C'è il problema che il vetrino già colorato ha circa 3-4 giorni per cercare di tirare via il coprogetto, e ovviamente c'è anche il problema che una volta che ho tirato via il coprogetto faccio fatica anche a selezionare le cellule che voglio andare a indagare. Ci sono dei maestri però in Italia su questo, che sono anche amici comuni come Umberto Malapelle, professor Troncone, che hanno dimostrato la fattibilità dell'indagine molecolare. Noi personalmente la utilizziamo molto spesso anche per non solo ci sono i casi polmonari, ma anche i casi tiroidei. Quello che c'è però da portare avanti è, vuol dire, una multidisciplinarietà sulla tipologia di campione da far arrivare nell'anatomia patologica e anche le tempistiche, insomma. Però comunque diciamo che, mancando tutta la fissazione formalina, l'inclusione in paraffina, molto spesso il materiale da citologia è molto migliore rispetto a quello del paraffinato. Grazie Matteo. Bene, purtroppo il tempo stringe, io vorrei cogliere l'occasione per soltanto ringraziare tutti e tre i relatori. Penso che sono state tutte relazioni molto articolate, molto informative. Io personalmente ho imparato moltissimo, quindi ci tengo a ringraziare. Vorrei passare la parola al dottor Corsi per una parola conclusiva. Io mi sento di ringraziare tutti quanti, ringrazio soprattutto Bruno, Emilio e Tiziana per aver contribuito al successo dell'iniziativa di oggi pomeriggio. Saluto, la parola finale penso aspetti il nostro presidente. No, non ho nulla da aggiungere, vi ho seguito a tratti, purtroppo sono intervenuto nella prima parte della discussione, ma poi sono arrivato troppo tardi per l'altra e siamo al termine. Comunque credo che ci sia stata una buona partecipazione come numero di presenze, non ho potuto seguire in questa seconda fase di discussione se sono arrivate domande oppure no, proprio perché è rientrato appena adesso. Ringrazio tutti per quello che è stato fatto e continuiamo con i mercoledì dell'oncologia, che sono previsti da adesso fino alla fine di luglio praticamente continuativamente. Quindi buon lavoro a tutti e buona serata. Grazie a tutti. Grazie, ciao a tutti. Grazie, buon pomeriggio. Grazie.